La Lambretta 48, detta anche Lambrettino del Prete, in produzione dal 1957 al 1962, ha un motore due tempi da 48 cm cubici, che elabora 1,5 cavalli a 5.000 giri. Niente male per un motore così piccolo. Venne costruita in due serie. Una, la prima, dal 57 al 60, la seconda dal 60 al 62. La seconda è quella presente nel filmato. Partiamo dalla differenza tra le due versioni. La prima aveva una bobina esterna agganciata al telaio, il compressore sulla testa e il cambio a un solo cavo, il che rendeva meno reattivo. La seconda invece ha la bobina integrata nel gruppo elettrico, l'eliminazione del decompressore e la presenza di due cavi per il cambio. Come potete sentire, rende un buon sound pur essendo un motore così piccolo. Questo è dovuto dalla marmitta molto grande. Oltretutto, la Lambretta 48, grazie al prestante motore Innocenti, un cambio con marcia abbastanza lungo, il carburatore dell'Orto T5-12S e le grosse ruote del 22, raggiunge i 60 km orari senza problemi. Questo gioiello ingegneristico non ebbe un gran successo, probabilmente per le ruote troppo alte o per i freni troppo piccoli, oltre al fatto che costava molto per l'epoca. Però tuttora vale come motorino, ma vale come collezione, vale come storicità e pezzo per l'Italia.